Ben ritrovati cari amici da Stile Orso, un grande abbraccio a tutti. Oggi vi parlo di una penna che è con me da veramente tanto tempo. Una penna di cui ho già parlato? Modello sì, ne ho già parlato. Ma di questa no. Abbiamo visto già una Platinum 3776 sul mio canale, ad inizi, qualche mese fa. Oggi parliamo della sua sorellina, la 3776 Century Shards Blue, in questo caso con pennino medio. Un collezionista di stilografiche. È inutile dirlo, è un accumulatore seriale, più o meno seriale di tante penne. Tante ce ne passano in mano, tante le vendiamo, tante da tante ci facciamo trasportare inizialmente dall'entusiasmo, poi finiscono in un cassetto. Sono veramente poche quelle che poi rimangono, sono poche quelle che ci colpiscono veramente e questa è una di queste. Ma voi mi direte, ma tu della 3776 Soft Fine hai parlato non benissimo, alcuni di voi mi hanno addirittura criticato, ma giustamente, perché l'anima di questo canale non è un'anima monocratica, ma è un canale molto a confronto. Ecco, sono stato un po' duro su Soft Fine, forse perché avevo anche aspettative molto alte, su questa, beh, devo dirvi, è una delle mie penne preferite, è una di quelle penne che rimane più o meno sempre inchiostrata. È una delle penne tutto sommato più consigliabili in tutto il range del panorama stilografico mondiale. Innanzitutto il colore. Chartres blu. Perché blu di Chartres? Beh, ovviamente è un omaggio alle vetrate policrome della cattedrale di Chartres, esempio del gotico francese, tra le vetrate più antiche esistenti al mondo. Pensate che il blu di Chartres fu un successo anche dal punto di vista tecnologico, tant'è vero che neanche adesso si sa bene come i mastri vetrai abbiano ottenuto questo colore. Un blu cobalto che divenne talmente famoso che perfino il re di Francia, dopo, iniziarono ad adottare il blu come colore degli abiti reali. Fu Luigi IX il Santo tra i primi ad adottare il blu come colore. Quindi veramente un colore bello che richiama queste vetrate policrome. Ora il forte di questa penna è naturalmente il pennino oro 14 carati, molto grande anche in base alle dimensioni della penna, 14 carati in oro proposto a un prezzo interessante, perché è inutile dirlo, le penne giapponesi ci propongono un pennino in oro a un costo veramente ottimo. Così come è apprezzabile al pennino, altrettanto molto onestamente non si può dire delle plastiche. Non perché siano plastiche scadenti, intendiamoci, la penna è con me da tanti anni, non ha nessun segno, cioè non ha nessuna crepa, segni in realtà ne ha molti, però si tratta di una plastica molto semplice, iniettata, ben lontana dalle resine, che possono essere queste di Franklin Christoph, oppure le resine utilizzate da una penna italiana. Però lo sappiamo, le penne giapponesi si comprano per questi bellissimi pennini particolari. Platinum, dei tre grandi brand giapponesi, è forse quella che fa pennini un po' più bizzosi, tra virgolette. Se Pilot rappresenta per me il gotha della scorrevolezza, ma ricordiamo anche, credo, il brand numero uno a livello di fatturato, Platinum fa dei pennini in-house molto particolari, caratterizzati da un feedback molto marcato. Per questo, se amate le penne che danno poco feedback, non andate su queste. O meglio, andate su queste a partire dall'M in su, perché F, F e Soft Fine possono essere un po' dare un attrito di scrittura insomma, non proprio adatto a tutti. Le verette, le dorature delle verette purtroppo si ossidano molto facilmente, però con un piccolo straccetto e un pochino di sidol le potete far tornare al suo antico, allora iniziale splendore, diciamo così. La veretta con scritto Made in Japan. La penna la conoscete, è un mid-sized molto ben proporzionata, ottimo bilanciamento, calza benissimo. Naturalmente senza cappuccio rimane un po' piccolina, però anche per chiamare grandi come la mia, vedete, non c'è assolutamente nessun problema. Io personalmente la uso calzata. Ok? La clip, che dire della clip? Nulla di eccezionale, una clip rigida che fa il suo dovere,
senza infamia e senza lode. Ma andiamo un po' a vedere come scrive questa bellissima Platinum 3776 Chartres Blue. Bene, siamo su carta da fotocopie e vediamo un po' come scrive la nostra Platinum. Come scrive, ragazzi? Scrive benissimo. La minima pressione è sufficiente per scrivere. Veramente una penna che non ha fatica. È un medio corrispondente a un fine europeo un po' abbondante, non proprio un fine europeo. Potete trovare dei fini europei più fini. È caricata con inchiostro Pilot Blue, un inchiostro affidabile, forse un po' noioso se volete, però tremendamente affidabile e con quelle doti insospettabili di waterproof, semi waterproof, che vi ho mostrato in un altro video. Guardate, continuità di tratto eccezionale. Una piuma, veramente una piuma, frutto anche dell'alimentatore ben progettato. È flessibile? No, né vi farò alcuna pressione perché non è un pennino fatto per quello. Il soft fine forse sì, ma questo assolutamente no. Il flusso, come vedete, è assolutamente, assolutamente ottimo. Guardate, penna che inchiostra in maniera strepitosa. Ma sempre incuriosito questo discorso delle vetrate di Chartres, perché c'era un grosso dibattito tra cistercensi e cluniacensi, che i primi, i cistercensi, erano contrari, perché ritenevano che il colore, l'uso del colore, fosse una cosa demoniaca, no? Collegata al paganesimo, che faceva più uso di colori. E invece i cluniacensi favorevoli. E quindi questo dibattito tra l'abate Sugerio, cluniacense, favorevole, e Bernardo da Chiaravalle, cistercense contrario, fu molto acceso, però ebbe la meglio per fortuna Sugerio, e abbiamo queste bellissime vetrate policrome di Chartres che vi invito a vedere dal vivo qualora non ne abbiate mai viste. Ecco, vedete, il Pilot Blue un pochino asciugandosi perde la sua verve, però penna assolutamente eccelsa. Andiamo a vedere su carta rodia e andiamo a mettere anche un pochino i nostri pro e i nostri contro su carta rodia. Allora, vediamo un po', vi facciamo un ulteriore zoom così vi faccio vedere più da vicino l'erogazione. Allora, sono centrato, ecco qua, senza pressione, proprio veramente sembra quasi un pennello questa penna. Platinum 3776. Che dire? Pennino M. Noi abbiamo tante penne, ma poi riflettendoci, due o tre di queste penne giapponesi in diverse gradazioni potrebbero essere anche sufficienti. E passiamo ai nostri pro, ai nostri contro. Allora, il pro l'avrete capito, ve l'ho già detto. Pennino favoloso, fatto in house, quindi anche esclusivo, non lo trovate da altre parti, lo trovate solo su questa penna, solo sulla 3070, 3776, unico, bello. Contro, plastiche, le plastiche sono plastiche economiche, non vi aspettate plastiche strepitose. Rapporto qualità-prezzo, che cos'è un pro o un contro? È un pro. Perché il rapporto qualità-prezzo è veramente ottimo. 169 € penna in oro con questo pennino, vale fino all'ultimo. Se ne trovate dal Giappone ancora a meno, beh, non esitate, anche se occhio alle spese doganali. Contro, io ci metto anche la clip, perché è una clip veramente un po' anonima, così avrebbero potuto sforzarsi un pochino di più, ecco, su questo sono sicuro. Amo tantissimo questa penna, però insomma, questa clip è davvero un po' anonima, un po' insomma, neanche troppo funzionale. E tra i contro, no, pennini di ricambio, e questo lo dico sempre per Platinum, ma gli dovete ricomprare tutta la penna, non pennini di ricambio. Questo è un grosso contro, può essere un grosso contro.
Tra i pro anche il bilanciamento. Penna fantastica, ben bilanciata. Che dire, cioè, una penna che scrive da sola, una penna flusso favoloso. Quindi, veramente una penna che io mi sento di consigliare. Però, come vi dicevo nell'altra recensione della Softfine, attenzione, perché se prendete un M o un B, non dovreste avere grosse sorprese. La penna, questi M giapponesi sono anche abbastanza docili. Se andate su un F, un extra fine, addirittura l'ultra extra fine, aspettatevi una grossa dose di feedback che può piacere, può non piacere. Questa penna qua, questo medio, onestamente dubito che a qualcuno non possa piacere. Certo, se siete amanti di un tratto super super fino, questo non è un tratto super super fino, però a livello di qualità di scrittura nessuno può dire nulla. Adesso la sto proprio veramente appoggiando e la penna scrive, cioè, ed è una penna leggera, in plastica leggera. Quindi, un grande lavoro, ma c'è un motivo se questa è la penna flagship di Platinum. Sebbene non sia naturalmente le più costose, però se andate a vedere su YouTube c'è un'intervista al CEO di Platinum dove gli chiedono: ma quali sono le tue tre penne preferite, le penne che porti sempre con te? Una di queste è la 3776 e quindi insomma un motivo c'è, ed è anche il loro best seller, tra parentesi, di gran lunga il loro best seller. Bene, spero di non avervi annoiato con questa Platinum 3776, con le storielle su Chartres. Beh, era giusto per darvi un quadro più generale. Vi invito a iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, tanto è totalmente gratuito. Un abbraccio e alla prossima da Stilorso.